Benvenuti a Effetto Notte a due ospiti graditissimi. Grazie. Mimmo Calopresti, grazie, regista di film apprezzatissimi, di documentari, e Marcello Fonte, che è, diciamo, una delle eccellenze del nostro cinema, perché miglior attore al Festival di Cannes, miglior attore del cinema europeo. Oggi ci racconterete una storia pazzesca, una storia che emozionerà sicuramente il nostro pubblico. Però voglio sapere subito, Marcello, questo giacchetto formidabile, io te lo invidio tantissimo, ma dove l'hai preso? Dall'America. Dall'America. E ce lo racconterai in questa puntata, perché stai lavorando anche lì. C'è il Joker, però. C'è il Joker, certo. Quindi un film completo. Joker, Batman, tutti i personaggi. Oh, allora, però, cominciamo, perché è pure la vostra storia un po' di supereroi. Cominciamo a raccontare questa storia che sono sicuro emozionerà moltissimo le amiche e gli amici che ci seguono da casa, ed è una storia che ci porta indietro nel tempo, negli anni 50, al sud, ad Africa, in un mondo che sembra lontano ma che in realtà è molto vicino a noi. Quindi ti chiederei subito, Mimmo, no? Questo film, che appunto si chiama Spromonte, la terra degli ultimi, proprio all'inizio tu dici: io l'ho voluto dedicare alla gente di Calabria, no? Che sì, sembra una cosa semplicissima. Chi è la gente di Calabria? Forse siamo tutti noi, Mimmo. Esattamente, esattamente, è un film, come dire, che racconta, dico io sempre, no? Mio padre, il padre di mio padre, è indietro, no? E così è stato col mio produttore, no? Che Fulvio Lucisano, che ha 90 anni, anche lui ha delle origini calabresi, ha voluto dedicarlo, no? A chi è arrivato prima di lui, no? A suo padre, ai fratelli di suo padre, eccetera, così. Quindi mi sono accorto che è stato un viaggio all'indietro, lontano, in un posto lontanissimo, fuori da tutto, ma che improvvisamente ti permette di riconoscerti. Cioè, siamo dove dobbiamo essere, all'inizio della terra, lì, nella terra, no? Dove dobbiamo mettere i piedi nella terra. E quindi è un'idea di... devo essere sincero, quando ho cominciato a girare il film, a raccontare questa storia, non avevo questa impressione che fosse così attuale il tutto. Mm-hmm. Poi facendola, incontrando le persone, stando in quei posti, ha preso vita tutta quella storia lì e sembrava che ci raccontasse l'oggi, mi raccontasse me, Marcello, esatto, le persone che c'erano lì. E lo scopriremo in questa puntata. Tra l'altro, appunto, c'è stato l'incontro anche con Marcello, fa questo personaggio pazzesco, tra poco lo vedremo, del poeta. Come ci sei finito dentro questa storia, Marcello? Come vi siete trovati, no? E poi dici, per incontrare questo personaggio ti sei messo a cercare anche la zappa di tuo papà, è vera questa cosa oppure no? Vabbè, un po' di attrezzi servono sempre, no? Certo. Ci vuole un oggetto che abbia l'energia antica. Vabbè, ma là tutti gli attrezzi erano antichi. Non è che ogni oggetto parlava, veramente. Quindi come ti sei trovato con questo poeta? E poi tra le comparse del film c'è anche tua mamma, no? È giusta questa cosa? Mamma sì, alla fine si è inserita alla grande. Era una storia che la riguardava anche a lei. Anche lei ci ha messo il suo contributo, anche se non è tanto presente nel film, però c'è. Io dopo la voglio vedere, poi nelle clip... Si vede, in una clip si vede, al funerale. Ma Marcello ha detto a un certo punto, arriva mia madre. Vabbè, bisogna che entri in sto film con noi, questi sono i suoi posti, così. Ah, Rosa, allora, Rosa. Allora abbiamo detto, va bene, dai, andiamo a cercarla, vedere dove... Non ti preoccupare, dove la metti? Va bene, ha detto Marcello, e quindi è così andata. Faceva parte della scenografia. Era un pezzo e direi scenografia. Bene, e lei è molto importante per te, ne parleremo ancora nel corso di questa puntata. Allora adesso io però, questa storia, perché sicuramente abbiamo incuriosito le amiche e gli amici che ci seguono, la voglio raccontare meglio, e quindi torniamo ad Africa negli anni 50, e questo è il nostro cineracconto. Questa sera, ora, vi faccio vedere una cosa meravigliosa che non vorresti mai in vostra vita, mai, mai. Vi faccio venire un cicco. C'erano una volta, come in una fiaba, Africa e la sua gente, come in una fiaba, ma invece è tutto vero. Il bel film, diretto da Mimmo Calopresti, ci aiuta a ricordare una storia che è parte di noi. Signori e signore, ecco a voi un spettacolo. Un paese tagliato fuori dal mondo, e anche dall'Italia siamo negli anni 50. L'assenza di un medico causa la morte di una donna per parto e gli abitanti della cittadina chiedono immediatamente giustizia. Volemo un medico, lo capisci sto? Volemo un medico. Poi, subito! Buongiorno! Ma voi siete vera? Temo di sì. Una maestra, Valeria Bruni Tedeschi, arriva dal nord. Il primo incontro è con una figura iconica, il poeta, interpretato da Marcello Fonte. Avete visto che bello? Non manca niente. C'è il mare. Ci sono le montagne.
e c'è un silenzio. Buongiorno, bambini. Oh, rispondete, dai. Buongiorno. Venite. Eccoli, vagabondi. La maestra è convinta che i bambini vadano istruiti, che debbano andare a scuola per avere un futuro diverso, o almeno tentare di averlo. Ma qui si studia per passione, mica perché serve a qualcosa. Ma cosa sta dicendo, scusi? Che dico? La verità dico. Ma la cosa più importante per gli abitanti di Africa è cercare di costruire una strada che apra le porte al paese e che permetta a tutti loro di comunicare con il mondo. Si metterà immediatamente di traverso il cattivo della situazione, Sergio Rubini, l'immagine di tutti i poteri forti. E non basta! Capisci tu? Inutile dire che il destino di Africa e della sua gente è irrimediabilmente segnato. Una storia in cui, per ammissione dello stesso regista, convivono inferno e paradiso, cronaca e favola. Qui siamo noi, giù in Calabria, e qui su c'è la Lombardia, dove sono nata io, in una città che si chiama Como. Disturbo? Un poco di pane, formaggio. Africa e la sua gente rappresentano l'immagine di tutti gli sconfitti e gli esclusi di ogni sud del mondo. Ma cosa state facendo? Ma chi vi ha detto di alzarvi? No, è che stiamo costruendo una strada per la marina, allora sono venuto a darci una mano. Ma giusto oggi, poi domani tornano in classe. No, io preferisco che tornino oggi. E non possiamo non volergli bene. Rinunciare ad Africa vuol dire rinunciare irrimediabilmente a una parte di noi. Poeta, non vuol dire spravento. Monte Lucenti, la terra dei poeti. Per me è la terra degli ultimi. Allora, Mimo, lo dicevamo anche prima, no? È una storia che ci dice molto del mondo di oggi. Per esempio, loro lottano per costruire una strada, certo. No? L'abbiamo vista, adesso si lotta per costruire i muri o per abbatterli. Certo, con Marcello abbiamo messo questo bello slogan, no? Niente muri, solo strade, no? Perché tutti abbiamo bisogno di una strada per andare da qualche parte. Mi ricordo mia madre che mi diceva, Mimo, fatti una strada nella vita, no? Perché abbiamo bisogno di esistere, abbiamo bisogno di contare, abbiamo bisogno di essere presenti, no? E gli ultimi, come dire, non hanno mai questa opportunità, se la devono costruire, no? Questi giorni mi emoziona, apro i giornali, no? E trovo tanti ultimi, no? E mi accorgo che ancora abbiamo fatto troppo poco per questo, per gli ultimi del mondo, no? E quindi che succede? Quando giravamo questo film, mi ricordo, sono andato a fare i sopralluoghi, stavo in questi paesini, cercavo il posto dove fare il film, poi l'abbiamo fatto a Ferruzzano, sì. No? Che era un paese abbandonato, e c'erano le maestre che facevano una battaglia per avere delle scuole, perché non avevano i bambini necessari, no? Quindi dovevano costruire una scuola qua, l'altra a chilometri, cioè un problema enorme. E intanto, nello stesso momento, c'erano ai porti sotto, ai porti delle famiglie che arrivavano, che avevano bisogno di scuole, eccetera, così che non venivano fatte entrare. No, questa è la follia del mondo. Cioè, bisogno di scuole, di bambini, di famiglie, eccetera, d'altra parte che queste arrivano e vengono bloccati. Allora, voglio dire, che succede? Mi sono chiesto io. Questa è una domanda enorme, no? Perché il nostro tempo, intanto, devo dire che il nostro Marcello, tu sei catturato dalle foto, del film. No, ho visto che stavamo dando fuoco alla caserma. Che cosa stavate facendo? No, c'è la questa, via. È la maestra, questa è la maestra, intanto. Come ti sei trovato con questa maestra Bruni Tedeschi? Una favola, bellissima. Guarda che meraviglia, è solarissima proprio. 242 diviso 4, ma mi ricordi divisione? Poi mi stavi dicendo che avete dato fuoco a una cosa? Alla caserma, non c'era prima, la foto c'era di prima. C'era l'attacco alla caserma, la ribellione del popolo, che erano tutti uniti, quella scena si è venuta benissimo. Vedi, come ce la dice Marcello, la capiamo subito, no? No, ecco. Ma c'era proprio la solidarietà comune, proprio eravamo tutti uniti. Ma anche degli attori, ma anche delle comparse, eravamo 200 comparse al giorno. Tutta, un altro poco c'è veramente, c'è quelli dietro a tenere sta porta, boom, il ragazzo, quello come bravissimo. Si chiama? Il ragazzo mai recitato, mai fatto, parte così tutto un discorso che era bellissimo, adesso che era bello, era, assolutamente. Come se non ricordo come si chiama. No, ma sai che c'era un'unità delle persone, ma anche con le comparse, stavano lì ore e ore. Sembrava una manifestazione vera, una roba bellissima. C'era una cosa di coinvolgimento che era veramente molto alto. Delle volte io ero un po' spaventato. Ma guarda perché che faccia che c'è quella. Che cosa, Marcello? Con chi ce l'hai? Con Rubini o con... Con Tridente, questi attrezzi. Ormai erano diventati veri, guarda, quello che c'è.
È la vera rivoluzione questa qua. Intanto dico anche gioia rivoluzione. Armati di zappe, armati di bastoni. Senti, a proposito di rivoluzione, è chiaro che il cinema la può fare la rivoluzione, sì. Un po' la fa questa storia, perché appunto, sì. No, fiabba fiabba, ma poi appunto è la verità di allora ed è la verità anche di oggi. Abbiamo visto Valeria Bruni Tedeschi, no? La maestra, tu con lei hai lavorato molte volte, sì. In film, insomma, sì, importanti, sì. Che ricordiamo, La seconda volta, La parola amore esiste, La felicità non costa niente. E ci riflettevo ieri preparando un po' questa nostra chiacchierata, film sempre sui sentimenti più profondi, no? Più, sì, veri dell'animo umano. Valeria fa una grande ricerca, Valeria Bruni Tedeschi fa una grande ricerca su se stessa, su quello che racconta, sul rapporto affettivo col mondo, no? Questo film, per esempio, questa idea di farla maestra, no? All'inizio così diciamo, ma come la posso fare, eccetera. Poi alla fine è arrivata, lo dicendo, forse ho capito cosa devo fare nella vita, la maestra, che era che quel gioco. Lei raccontava sempre, che il fatto è bellissimo, mi ha colpito molto, dice, lei faceva la maestra già da piccola, da 3 anni, faceva già la maestra con le sue bambole, interrogava le bambole, cioè, e anche la sorella piccola, cioè, che Carlo, gli ha, sì, insegnato a leggere, a scrivere, a 3 anni già a leggere. Avete fatto venire una voglia, quasi andava male. E quindi lei, certo, in questo ruolo si è ritrovata alla grande, perché già da prima l'aveva fatto. Senti Marcello, ma seriamente, il tuo regista in questo film ti ha paragonato a Chaplin, che ne pensi di questa cosa? Ah, a me mi ha paragonato. Ah, io pensavo lui, perché no, lui sembrava Chaplin. Ogni tanto forse lo eravate tutti e due, com'è sta cosa? Spiegatemela. Quando passava troppo tempo, c'è tutto, ok, basta, giriamo. Marcello è un talento naturale, non perché non abbia fatto la gavetta, ci abbia lavorato, ha investito nella sua vita, in questo lavoro, con durezza anche, no? Con fatica, ma come dire, c'è una capacità di entrare in scena in maniera semplice. Marmocchi. E la semplicità è difficile. Che stai, eccolo qui, ti vediamo. I marmocchi, qua stavano tutti così, faceva freddo, però... Qua loro stavano, intanto che facevano il film, c'era il maestro di scuola che gli faceva fare i compiti anche. E tu supervisionavi, quindi tra una scena... io li fomentavo, e cercavo di dargli la motivazione, di motivarli, di perché comunque all'inizio erano molto rigidi, ma man mano hanno proprio vissuto quei tempi antichi. La cosa bellissima dei bambini è che noi andavamo in scena e li sporcavamo, capito? Cioè, questa cosa allora... All'inizio era così, rimanevano allibiti di fronte a questa cosa, no? Un'idea di bellezza diversa. Poi invece alla fine questo essere sporchi li ha fatti diventare bellissimi. Assolutamente sì. Ed erano felici di questo, no? Quest'idea, per esempio, che in tutto il film c'è, di una felicità legata alla terra, al fango, piedi alle nudi, cose naturali, no? Come dire, alla fine anche nella bellezza, no? La bellezza non è sempre solo patinata, eccetera, un'altra cosa. Esatto, c'è, cioè, una verità e anche una dignità, no? E allora guarda, proprio su questo... Erano perfetti. Senti, allora rivediamoli questi bambini, perché guarda, c'è un momento del film che ci dimostra proprio questo che ci ha appena detto Calopresti. Eccolo qua. Buongiorno, sono un giornalista, vengo da Milano per un servizio. Giù alla Marina raccontano che voi state costruendo una strada da soli e volevamo vedere come va. Come va, Cosimo? Non te lamentiamo. Casa lavora. Bene. E voi? Voi siete i bambini di Africa, no? Perché? Vendi, è buona. Una caramella. Non ne hai mai vista una? Fermi. Con c'è, assaggia il lavoro tu. Che buona. Come? È buona. È buona. È buonissima. Sentiamo un attimo, questa è bella qua. Ah, ci siamo tutti. Ok? Più un'ali.
un'altra vista. Ah, vai. Ulisse, Caterina. Chi sta sognando? Uspadaliscia. Guarda che bella concetta. Caterina, non toccate chi mano l'ordi. Guarda. Che sogno è? Guarda, Andrea. A onde è Andrea? Oh, guarda, si è pulito con tuo nonno. Guarda che faccio che ho tuo nonno. Oh, Bruno, cantare in realtà non fatichi mai, para che fatichi davvero. Hai capito? Chi dice che non fatica uno si mette sempre in prima fila. Ma tu sai che la carta non si mangia? Che c'entra? Non te lo vedo. Guarda. No, non le voglio vedere queste cose. Ma guarda invece, mi devo mangiare sempre. Quante fessere dici? Tu sei sempre che tu sei babbo. Poeta? Non siamo così poveri. Allora, io lo voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo da casa. Voi avete guardato, cioè voi l'avete fatto il film con un'attenzione, no? E poi ora rientrando, tu hai detto bello. Sì, emoziona e arriva comunque. Io mi sto emozionando, sinceramente. Anche noi, anche noi quando l'abbiamo visto, questa cosa delle caramelle, per esempio, no? Che sembra una cosa, cioè la caramella, cosa c'è di più semplice, no? Per un bambino. Sì, però c'è questa idea che ci sono delle cose nella vita che ti mancano sempre, no? E quando le scopri finalmente, no? E in questo caso una caramella, una fotografia, un'immagine, no? C'è la scoperta delle cose, veramente emozionante. E, come dire, c'è un'idea di poesia, ecco, voglio dire, non voglio sottolinearla perché non, la poesia non va sottolineata mai, no? Che è molto legata a quell'ambiente lì, a quel mondo. È un mondo poetico di per sé. Quindi riscoprirlo, no? Riscopri, sì, parole importanti, ecco, dignità, poesia. E quindi anche quando hai la parola povertà. Ecco, la parola povertà. Ma pure condivisione. Siamo così poveri, cioè, è bella questa idea, come dire che ti riconosci e non hai paura di quello che sei, no? E alla fine l'idea della povertà, no? Ci fa paura a tutti noi, ovviamente, no? Però è anche vero che devi partire da lì, da quello che tu sei. Diceva Marcello, la condivisione pure. Sì, no, la caramella, dico, per me vuol dire condivisione, condividere una cosa, una. Certo. Non hai una, però assaggi poco poco. Cioè, me lo raccontava mia madre sempre, sto fatto pure della caramella. Cioè, che lei, proprio con le sue sorelle, aveva sta caramella e se la passavano uno con l'altro. Perché ne avevano una e se la facevano un po' a testa. Certo, se la dovevano fare bastare. Senti, a proposito di condivisione, questa chiaramente decisamente più piacevole. Durante le riprese ho letto da qualche parte che tua mamma portava anche delle melanzane, dei pomodori sott'olio. Sì, ogni tanto si allietava il palato di roba. Noi avevamo un rito antica, anche. Che però non scade mai. È una roba che non scade mai. Avevamo un rito perché... a fine riprese di mangiare le melanzane che portava sua madre, bere il bicchiere. Sì, di... ma il rito quello classico proprio. Prima di mia madre, prima che venisse mia madre, era proprio fettina di pane con l'olio a crudo. Ma che buono che doveva essere! Con me, ma la sera si arrivava lì all'hotel. Sì, perché... fettina di pane... E l'olio. E olio. Però, perché quando poi vivi in quell'ambiente, riscopri, no? Cioè noi stessi, alla fine, ci siamo adeguati perfettamente. E quindi, io ho detto a un certo punto, ma qua siamo in paradiso, ragazzi. Eh sì. Viviamo il paradiso, ma non lo dico per gioco, è proprio l'Eden. No, infatti, finito il film, a un certo punto devo andare in America, all'università, a San Francisco. Arrivo a San Francisco, esco da questo aeroporto, no, queste mitiche, San Francisco, le cose, eccetera. Devo andare all'università, al ponte, no, famoso così, buttato su una macchina con altre migliaia di persone su questo ponte 3 ore. Ho detto, ragazzi, ma questo è l'inferno. Cioè, torno ad Africa, cioè, voglio dire assolutamente. Poi Mimmo, mo vedo uno scoop. Cioè, io la sua abitudinina, andavamo a mangiare la sera pure, cioè, c'era un posto lì che a specifico solo per noi ci apriva, ci faceva quello che volevamo. Padre nostro, padre. Sì, no? Sì. Ma una roba che con niente mangiavi. Ma Mimmo andava a farsi la sua passeggiatina al mare. Doveva andare al mare da solo, lì la mattina e la sera. Il regista riordina i pensieri. Da solo lì nella spiaggia a sì, evocare. È vero questa cosa qui, noi eravamo a novembre, per dire, no? Che giravamo come adesso, no? Siamo adesso. Noi avevamo i bambini che facevano il bagno
in un torrente gelido ed erano tutti felici, io ho paura di perderli, dovevo finire il film. Ma fa bene. E chi non glielo facevo fare si arrabbiava, dovevo far fare il bagno a tutti in sto torrente gelido. E dovevano dimostrare la loro forza, là erano una però, volta. Come dire, c'è una felicità, sta nelle difficoltà, eccetera, che è importante. Che poi è la stessa felicità che colgo dentro di te, Marcello, hai fatto questo percorso pazzesco, ora lo vogliamo raccontare un po' in questa puntata, hai studiato tantissimo, comunque tu sei venuto, sì, anche tu. Sì, uno pensa che si studia sui libri e basta, anche c'è libri. L'università della vita e poi c'è anche la tecnica proprio, no, che tu c'è, hai fatto secondo come me l'apprendere dalla vita, quello che ti mette davanti di affrontarlo e cercare di capire qual è la tua strada. Ecco, tu questa strada del cinema l'hai voluta moltissimo, sei venuto a Roma giovanissimo, hai studiato, hai fatto la gavetta. Hai fatto la gavetta, hai fatto tanti lavori diversi, poi è arrivato il successo con un film che tutti ricordiamo, Dogman. E allora vogliamo condividere con le amiche e gli amici che ci seguono. Un saluto a Matteo anche, che siamo qua. Allora, perché noi siamo in questi studios, ecco, diciamo, non possiamo violare la... Però diciamo che hanno molto a che vedere con Matteo Garrone, che ti ha diretto, no? Certo. In Dogman, e lo salutiamo. Allora sai che facciamo? Lo salutiamo pure in questo modo, perché andiamo a riscoprire un momento di questo film e anche di questa premiazione. Ci riempie tutti d'orgoglio perché, insomma, sì, credo sia bello, emozionante. Sì, attori italiani praticamente mai dopo Mastroianni, cioè, inaspettata. Forse. Ecco, inaspettata. E allora, tu te la ricordi quella sera lì, no? Insomma, come si fa a scordare? Come si fa a scordare? Per allora, un momento emozionantissimo. Tu l'hai guardato con una serietà, però io rivedendolo sembrava che il premio non lo volevi, c'era Benigni, cioè, non lo so, gestito. Vabbè, te lo vuoi godere un attimo, dici... era per dare un attimo più, cioè era importante, era una cosa certo importante. Era importante, uno non è piglia una cosa così, no. Oggi siamo abituati, sì, ok, Charlie, sta piglia una roba grossa, cioè una roba che è una responsabilità, devi capire, renderti conto che stai prendendo una, insomma, una responsabilità che poi ti cambierà tutta la vita, che... te l'ha cambiata? Te la cambia nel senso, rispetto a prima e dopo, non puoi poi permetterti di fare più cazzate, va? Cavolate. Quindi diventa una roba dove devi mantenere alto quel premio. Il senso di responsabilità Marcello sì. ce l'ha, questo è importante. Certo. Sono parole importanti queste di Marcello, molto importante. Ma poi pensa che noi, mentre giravamo il film, a un certo punto, con Fulvio Lucisano, che è il produttore, siamo partiti e siamo andati a vedere proprio quel posto di lui cui parla, in questa cosa qua, in cui parla lui, dove ci sono le lamiere, il giardino, come lo chiama lui, ed è un posto dove che la sua famiglia, lui, hanno ricavato, no, da questa fiumara, esatto. L'hanno risanata e hanno costruito il giardino, hanno fatto piantato, eccetera, no? Sì, e Fulvio Lucisano, che è arrivato, siamo arrivati lì, e ha guardato questo posto, è entrato e ha detto: questo è il posto più bello del mondo, mi ricordo, vabbè, bene. C'è una magia. Che... Perché c'è la, eccoli, il semplice, il povero, diventa bellezza assoluta. E questo è Marcello e questo ci ha raccontato in quella scena. Eh sì. È lì che è nata la tua vocazione di attore, perché voglio dire, appunto, quelle baracche, come le dici tu, che la hai raccontato. La necessità. La necessità che uno ti porta a recitare. Io recitavo da piccolo per non andare a scuola. Cioè, io alitavo sotto le coperte, mi facevo venire la febbre per non alzarmi e andare a scuola, perché non mannava, faceva freddo. E tua la mamma casa che era ti umida, diceva? Tua mamma che si alzava dalle coperte con la casa fredda, non è che c'hai i termosifoni, la casa scaldata, le cose. Cioè, cresci in una situazione dove ti devi sempre adeguare, cioè ingegnare. Quando hai capito che poteva diventare un lavoro? Perché poi sei venuto a Roma giovanissimo, no? Tra l'altro giravi anche un diario con delle schede video, io sarei curioso molto di vederle. Anche. L'ho visto, tu l'hai visto? Allora ce lo puoi dire tu che cosa? È un diario che non so quando sarà storico. No, cioè lui racconta veramente se stesso in continuazione. Ma non sì, non so non perché. Ha paura di raccontarsi. Non so perché, forse sbaglio, non lo so. Forse una... A volte penso di essere troppo autoreferenziale, però penso che anche una cosa per l'altri.
Io penso invece che tutto questo fa parte del tuo percorso di formazione, quindi questa infanzia che ci hai raccontato, poi questa ricerca che hai fatto a Roma, studio. Questa volontà così forte di fare questo lavoro che poi ha portato a quel momento lì. Tra l'altro ci sono stati, ora non abbiamo il tempo di vederli tutti, però ci sono stati degli incontri pazzeschi che hai fatto, abbiamo preparato qualche foto, se la regia ci segue così, fasi diverse della tua carriera. Leonardo DiCaprio, che tra l'altro ha compiuto da poco 45 anni, gli facciamo tanti auguri. No, oggi. Oggi, auguri, l'abbiamo festeggiata a Cinecittà insieme nel 2001. Ecco, vediamo un attimo, perché qui com'è andata? C'è una foto che credo forse sia stata un po' rubata. Non è rubata. Come è andata? Sì, c'erano le elicotteri che facevano le foto con gli zoom, c'erano i cartelli tanto vietato fotografare. Invece tu eri lì. Io c'avevo la mia macchinetta inguattata nelle palle e tiro fuori, vedo questo signore seduto lì che si stava a riposare, erano tutti vestiti dell'Ottocento, cioè erano tutti in anche costume. Tu che ne sapevo? Io venuto dalla Calabria, che ne sapevo chi erano le persone. Vedo questo signore, dico, senta, mi fa una foto, vedo di capo. E questo lo mette lì e scatta la e foto. E chi è questo signore? Era Danny DeLuis. Ma pensa, ma ha fatto due foto, una, questa e quella. Oh, invece poi, ora facciamo un po' un salto mortale, perché arrivando ad oggi, no, e la tua carriera ovviamente è dovuta andare avanti, tu adesso stai lavorando. Guadagna 20 milioni là, io, quel periodo. Chi? Che cosa? Io guadagna 20 milioni in 3 mesi, quando dice Antonio Spoletini, dice una volta se lavorava facendo la comparsa. Se lavorava che sì, assolutamente. Ce l'ha raccontato in una puntata pazzesca di Effetto Notte lo stesso Spoletini. No, ha ragione, infatti lui mi ha tirato fuori a me, cioè lui mi ha trovato, cioè il suo... Io stavo perforando le scenografie. Stai avendo le tue soddisfazioni in Italia, ma anche in America, dove stai girando una serie con Mark. Io l'ho intervistato un po' di volte, ho sempre detto Raffalo, ma tu prima di iniziare... Non dire non Raffalo, si dice... che si trasforma in Hulk. Grande, vai, grande. Cioè, come grande. Lo dobbiamo dire, Marcello? Ruffalo. Ma perché Marco è italiano? È di origini calabresi. Diciamo. Allora vedi che gira sempre alla Calabria. No, ma è una persona fantastica. Guarda, uno più grande è più umile. Veramente. Io, tutti i grandi che ho conosciuto sono tutte persone che umili. In America come si sta? C'è questo mito di Hollywood. Come si sta in America? Insomma, si sta bene? Allora, se uno sta bene, eccola. Qua stiamo, questa è la casa che ho costruito io. Come l'hai costruita? Questa l'ho costruita io, nella storia, che poi sarà a casa sua. Ok, la serie, quindi I Know This Much Is True, questa è la serie, sì. E quindi sì, tu hai... E lui, poi Derek, Gianfrancine, e l'altro a fianco è mio fratello, Simone Coppo. Senti, le case delle star ti hanno portato a vederle, come ti è sembrata? Le case? Non lo so, dico mentre... No, io ho dovuto imparare a murare. Ecco, ho dovuto imparare a murare, ma per bene, c'era l'istruttore di muratura che a fianco dice, quando abbiamo finito, dice, tu hai fatto quello che avrebbe fatto mio padre. Questo è il complimento più bello. Senti, che ti potevo... Ma noi nel film abbiamo fatto costruire la strada, ricostruire la strada. Ma pure lì abbiamo murato. Cosa? A case, è stato un lavoro. Sempre su muratura, incredibile. Insomma, mi sembra dalle pietre ai mattoni è inarrestabile. E in questo film questo viene fuori, perché è un film che arriva dritto al cuore dello spettatore e che quindi consigliamo. Allora io vi ringrazio per collettivo, aver preso parte comunque, molto collettivo, e c'era un gruppo teatrale proprio. Però io ho un dubbio, io tua mamma ancora non l'ho vista qua. E mia mamma non c'è qua. Però tu te la sei portata pure ai David, tua mamma, Marcello. Sì. Quindi comunque sì, per te resta una persona importantissima. Io le volevo far vedere il mondo di... Eccola! È la tua prima fan! È la tua prima fan, tua mamma! Mia mamma pensava che con l'arte non si magna. E mo' ha cambiato idea. Mo' ha capito che si magna con l'arte. È come se si magna. Senti, io vi faccio un grande in bocca al lupo per questo film che veramente consigliamo. Grazie per aver preso parte al nostro programma. Devo dire, mi capita raramente. Oggi una puntata saremmo potuti andare avanti molto a lungo, ma il tempo a disposizione è finito. Grazie. Grazie.